Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo. In un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Ed eccoci nuovamente in studio. Come appunto accennato prima, abbiamo parlato del, diciamo, del nuoto, degli sport acquatici, ma soprattutto abbiamo posto l'attenzione appunto sul gym nuoto, che appunto è la ginnastica d'acqua. E avevo accennato appunto che avremmo avuto come ospite Leonora Vallone, che ha fatto un po' di questo gym nuoto un po' quasi una ragione di vita ultimamente, la sua grande passione appunto. Leonora, ricordiamo, attrice, conduttrice, giornalista, soprattutto anche una collega, come appunto detto poc'anzi, e soprattutto una grande sportiva che impegnata ormai da tantissimi anni, ormai proprio sul fronte appunto della ginnastica in acqua, del gym nuoto. Buonasera Eleonora Vallone, benvenuta a Radio Roma, ciao. Eccomi qui, ma pensa, io sono appena uscita dall'acqua e posso dire dove sono? Non sono nel Lazio, sono al nord Italia, un posto romantico bellissimo, le terme di Catullo. Termine Catullo, devi bellissimo. Sapere, sono un po' che poi riepica sempre Roma, Catullo, chiaramente. Assolutamente. Tra l'altro ci sono delle terme meravigliose, ovviamente i romani ne sapevano qualcosa. Infatti, io diciamo che anche se lavoro magari tutta la settimana, ma devo assolutamente, per propagandare la salute che diffondo, farlo anche io. Infatti è meraviglioso. Ogni volta che entro in acqua faccio delle nuove posizioni. Siamo arrivati a più di 2000. E so che state parlando di cura, perché stiamo parlando di problemi del rachide cervicale, proprio ernia del disco, protrusione, discopatia, insomma, perché in generale. L'acqua, noi in acqua possiamo fare un discorso di prevenzione e di terapia. In questo caso parliamo di terapia. Infatti, tra l'altro, è un metodo che io ho ideato dopo un grosso e gravissimo incidente di macchina. In quel caso era proprio terapia, e devo dire che le persone addirittura mi vengono a ringraziare, perché proprio hanno poi un comportamento dopo che sono guarite in qualche modo, diciamo di abitudinario di questi esercizi, che permettono, diciamo, di formare la muscolatura tanto da non trovare più quel problema di schiacciamento vertebrale o di cattiva posizione anche nella vita, perché noi purtroppo abbiamo delle posture sbagliate. In acqua, adesso che c'è questa grande diffusione della ginnastica in acqua, purtroppo ci sono molti istruttori improvvisati. Io ho una federazione. Infatti proprio di questo parlavo prima, perché tu hai fatto un po', come dicevo appunto prima, una ragione di vita, un po' di questa tua passione. Sì, dovuto appunto a questo incidente che mi ha cambiato la vita un po', non so se abbiamo tempo, però sì, certo. Diciamo che venendo dallo spettacolo negli anni 80 c'erano delle cose molto, diciamo, erano diventate molto volgari per le donne. Io, dopo un'esperienza di coma e così pesante, ho pensato di trovare un elemento limpido, e era l'acqua. E in acqua, tra l'altro, non avevo più dolore, perché che ovviamente il galleggiamento, al principio di Archimede, mi permetteva di fare movimenti in continuo, diciamo, allungamento, senza soffrire, perché poi lavorano anche i muscoli opposti in acqua. E questa cosa meravigliosa mi ha sgonfiato tutti questi esercizi, perché tra l'altro ero anche gonfia di cortisone. E il metodo è nato dopo l'incoraggiamento, ovviamente, di persone molto molto più vicine al CONI, e soprattutto medici, uno dei quali è stato Antonio Dal Monte, che forse conoscerete sicuramente, e lui mi ha detto: guarda Leonora, questo è un metodo, vai avanti. È diventato un metodo riconosciuto in Italia e all'estero, e ho fatto la prima proprio scuola per diventare istruttori. E quindi diciamo che dagli anni 80 io continuo a lavorare su questo meraviglioso elemento, e gli altri se ne sono accorti dopo che, per esempio, l'aerobica, che sempre negli anni 80 ha fatto un grande boom, però ha causato alle persone che non sanno fare sport dei problemi proprio di impatto a terra, e allora hanno pensato gli americani di prendere gli esercizi e portarli in un posto dove l'impatto era attutito o addirittura eliminato, l'acqua. Però il gesto atletico in acqua va fatto completamente, perché se uno imita l'aerobica fuori non va bene. Poi un'altra cosa importantissima, certo, per esempio, è sì. la,
la respirazione, perché in acqua noi siamo obbligati, e soprattutto quando abbiamo il capo in acqua, a espirare in maniera molto più forte, perché dobbiamo deve avere una forza di diciamo spinta, no? Il nostro fiato, e quindi dobbiamo avere una respirazione pulita, imparando l'apnea, anche perché l'apnea ci serve anche per chiudere la glottide e certo, per non bere, insomma. E insomma è un discorso interessante, perché si sta bene nella vita. Poi fatemi domande. No, io parlo un'ora di acqua, no, non ti preoccupare. Sì, no, ho capito, ma tra l'altro abbiamo avuto l'onore di averti anche ospite più volte, insomma, perciò abbiamo già parlato, certo, appunto, certo, certo. Oggi ne stiamo parlando appunto di questi problemi un po' più dal punto di vista medico, appunto col dottor Stefano Finucci, che è fisiatra presso il centro Finucci. Ah, perfetto. Allora, professor Stefano, lei saprà sicuramente che questa è uno sport che si fa fino a 103 anni, volendo. Sì, nel senso che uno, e anzi, è proprio lo sport adatto per gli anziani, perché non c'è l'impatto, perché l'acqua è calda. Poi se parliamo di terme è ancora meglio, perché l'elemento acqua non c'è, non è depurato con magari con il cloro, che fa malissimo anche quello, cioè l'ambiente, e anche ci nutre tutto il sistema osseo, immunitario, eccetera eccetera, cioè andiamo a proprio avere un beneficio dalla qualità delle acque alle terme. Sì, sì. Infatti, sono un amante delle terme, incredibilmente. Perché prima appunto parlavamo, Leonora, prima parlavamo appunto del nuoto, che sono delle diciamo delle discipline infatti degli sport acquatici che sono indicati magari per problemi alla colonna. Invece alcuni sono controindicati, per esempio il tuffo è controindicato, appunto, come diceva appunto il dottor Finucci, che tra l'altro, certo, ricordo, è fisiatra presso il centro. Io credo che lui saprà sicuramente che c'è una statistica che in mare d'estate. E ci sono più paralizzati da tuffi che da incidenti, addirittura. C'è una certo, quello però è una questione di fondo, proprio magari il fatto che di andare ma no, sul fondo. Ma è pericolosissimo, ma scherziamo. No, però parlavamo proprio di posizione in un tuffo normale, insomma, chiaramente normale, senza l'impatto del fondo, chiaramente. Quello è un altro discorso, quello è un discorso traumatico. Poi però ricordo appunto, ma l'acqua è durissima, no? Un muro. Poi se parliamo di dipende da che distanza, no? Ovviamente. Certo, comunque, no, tra l'altro ricordo il dottor Finucci è fissato presso il centro paraplegici di Ostia, perciò insomma ha a che certo, fare proprio con traumi insomma significativi proprio di questo tipo. E invece parlavamo appunto di alcuni stili diciamo di nuoto, che ne so, stile libero, per esempio dorso, che sono indicati, e poi parlavamo del gym nuoto, che insomma come ginnastica in acqua è molto indicata, sempre però a patto che diciamo, si vada a ritmo con determinate accortezze, chiaramente. Infatti appunto parlavamo del fatto che tu, avendolo fatto proprio avendolo fatto tuo questo sport in qualche modo, poi sono, ecco, diciamo, diffidiamo dalle imitazioni, insomma, ecco, questa è la cosa, il messaggio che vogliamo. E poi nello stesso gym nuoto ci sono, ripeto, 2000 posizioni, quindi bisogna trovare quelle adatte ad ogni persona, perché ogni persona poi, anche se non ha appunto dei gravi danni come appunto quello che cura il professore, tutti abbiamo dei piccoli acciacchetti, tra virgolette, tutti, certo, quanti, e ogni persona deve trovare il suo esercizio, tra l'altro motivante psicologicamente, perché io ogni esercizio do un nome, che è molto divertente, perché c'è il nome del mulo, dell'asino, c'è il Clinton, c'è il toro, ci sono tantissimi esercizi che appunto uno si diverte a fare, anche soprattutto perché hanno un nome divertente. Allora, tu hai mai creato qualche esercizio proprio specificamente per un determinato disturbo?